Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen e oggi siamo qui con un titolo che lo troverete disponibile gratuitamente sul Plus, ossia si chiama Hardware Rivals. Praticamente è una guerra con dei mezzi che potete scegliere, possono essere armati oppure macchine con mitragliatori, e dovete battere gli avversari cercando di fare morti e uccisioni. Un giochino ragazzi alla, per intenderci, alla Rocket League, quindi molto carino graficamente, molto divertente, che vi consiglio di scaricare se non l'avete ancora fatto. Ragazzi, io ho fatto una partita giusto per vedere come era il gioco prima di portarvelo. Mi sono già configurato il pilota, guardate qui quanto è figo e cazzuto il mio pilota, fatto con questa tenuta rossa qui cattiva. E come veicolo avevo preso nella prima partita il carro armato, questo qui, guardate quanto cazzo è bello. Vedete, l'ho fatto anche blu artico. Però vedete, possiamo scegliere anche altri mezzi. C'è la macchina, la Nomad, volendo, che è anche molto bella. Poi c'è quest'altro che ha armato il Predator. Guardate anche qui il Predator quanto è bello. Oppure c'è la Wright, che sarebbe la prima macchina che trovate. Io per questa partita che vi porto sul canale scelgo, ho deciso di prendere la Nomad. Qui ragazzi ci sono sotto anche le colorazioni. Questa è quella militare, questa è quella rosa, dovete scegliere, e questa infine è quella color, diciamo, carnevale, con arancione, rosso e verde. Io tra queste tre direi di scegliere quella rosa. Facciamo un solo reclute, così magari iniziamo un po' ad addressarci con gli altri che come noi sono all'inizio. Quindi porto un paio di partite per questo primo episodio. Ok ragazzi, ci vediamo fra poco con la prima partita. Ok ragazzi, eccoci qui con la prima partita. La modalità è deathmatch a squadre, quindi casuale, e siamo nel tempio perduto. Ovviamente la regola distrugge la squadra avversaria, ma va. Allora, eccomi qui, guardate ragazzi quanto cazzo è bella questa macchina rosa con i teschi, e il mio personaggio quanto è cattivo. Ok, allora ragazzi, vedete, questo è il gioco. Voi avete questo puntatore e niente, dovete prendere magari sfere energetiche che trovate sparse per la mappa, o alle volte potete riparare il veicolo. Vedete, vi dà i puntatori per colpire l'avversario. Qui ci sono, per esempio, ecco, vedete, se prendete vita potete rigenerarla. Ora, in alto a sinistra vedete la mappa e qui dovete andare a cercare gli altri. Eccoli là, vedete? Il puntatore diventa rosso quando li trovate davanti. Ecco qua, guardate, dovete andare contro i vostri avversari e cercare di distruggerli. Io ad esempio ora mi sto in culo per cercare di distruggerlo. Ecco qua, distrutto il primo. È molto importante anche ragazzi la scelta del mezzo. Nel frattempo i bastardi mi stanno colpendo. Ecco qua, guardate come li sono andato addosso. Acab totale. Vedete ragazzi, è divertentissimo. A un certo punto i missili finiscono con quei proiettili. Dovete essere bravi anche a manipolare la telecamera, quindi la visuale. Mi ha sfiorato. Tu bastardo che non sei altro, ora ti ammazzo. Ecco qua, uccisione ancora. Anche se non l'ho ucciso io, vaffanculo. Bellissimo. No, sono finito nella lava. Non lo sapevo ragazzi, è anche il mio compagno, ma è la prima volta che gioco, quindi le mappe non le conosco. No, 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 no. No, ecco qua, distrutto. Allora, il fuoco avanza, riparati nella piramide. Ok ragazzi, devo andarmi a riparare nella piramide, dice qui. Ok, ora siamo costretti a stare tutti quanti qui praticamente. Vediamo, no. Niente da fare. Eccolo qua. Ora ti faccio secco, brutto bastardo. Ragazzi, come sempre in due. Come sempre in due. Guardate, mi avevano accerchiato in due. No, eccolo qua, colpito. Distrutto. Togliti. Ragazzi, perché devo avere sempre i compagni di squadra celebrolesi? Io non lo so. Ecco qua. Come al solito, questi hanno sempre missili. Hanno di tutto di più e noi niente. Poi ovviamente ragazzi, avere i compagni mongoloidi è la cosa più bella
che ci sia in un gioco, avere dei compagni mongoli, perché quella è la cosa divertente. Vediamo se lo distruggo. Cioè ragazzi, non muore, cioè. Ok. Allora, il primo round l'abbiamo perso. Ok, ci vediamo fra poco con la seconda partita. Ok ragazzi, eccoci qui giunti con la seconda partita. Ma cosa c'ha questo? Mamma mia ragazzi, questo c'ha non so che cosa ragazzi. Barese 3000, quindi un mio compaesano. C'ha il carro armato. Mamma mia ragazzi, distrutto. Distrutto, finalmente. Ho distrutto uno. C'ho qualcuno alle spalle. Sì, eccolo lì che mi cerca di inseguire. Prendetelo dritto nel culo, perché non mi hai preso. È un po' scomodo alle volte con la visuale, ci dovete fare un po' l'abitudine, però per il resto è bellissimo. Vediamo se lo riesco a distruggere. No. No ragazzi, niente da fare. Erano in tre, presumo. Insomma, non so come si faccia a capitare in tre contro uno. Bisogna essere veramente molto 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 fortunati. Vediamo se lo distruggo. Infatti l'ho distrutto. Ok. Ora muori malamente, ma devi morire. Ragazzi, non esplodono, è assurdo. Non esplodono, ragazzi, cioè sono immortali. Hanno vinto ovviamente gli avversari, come sempre, perché io capito sempre nella squadra dei celebrolesi. Ok ragazzi, eccoci qui ancora su Hard War Rivals, Rivals come volete chiamarlo. E ragazzi, ve lo fa vedere questo piccolo extra. Ecco qui, allora siamo in questa partita. Io ora ho continuato a giocare per i fatti miei, non stavo registrando. Ed ecco qui la partita. Ho ripreso il mio fidato carro armato che nelle partite precedenti non ho preso. E stiamo vincendo 11-1. Non sono ancora morto e non so quanto ci sono, ne penso 2 o 3 almeno le ho fatte. E siamo contro gli stessi di prima che ci avevano massacrato. Ecco qui intanto questo Manu, eccolo qua. Guardate il carro armato quanto è potente ragazzi, guardate. È costretto a scappare, perché ovviamente non ce la fa a combattere contro il carro armato. Ho notato che se andate anche contro le macchine le distruggete. L'ho distrutto Manu, comunque mi è apparso sopra scritto. E vi ripeto ragazzi, negli scenari molto ampli, quindi negli scenari grandi, spaziosi, vi consiglio di prendere il carro armato più che le macchine, perché vi aiuta a giocare meglio. Insomma, stiamo vincendo come vedete con anche abbastanza facilità. Ecco questo qui ora ha provato, vedete questo è quello di prima che ha provato a distruggermi, ma è stato distrutto. E inoltre ragazzi, rispetto a quello che facevo prima, ecco qui sui resti, rispetto a ciò che facevo prima, ora vado molto spesso giù per il bunker. Mi vado a ricaricare, quindi non vado sempre all'assalto. Vedete qui giù nei bunker trovate un po' di tutto. E generalmente si trova, ecco qua infatti, anche la vita. Ovviamente là, il contro è che è molto lento. Ecco qui Manu nel frattempo, quello di prima, che non sono riuscito a colpire in quanto è più veloce. Quindi il vantaggio che hanno loro è quello appunto di potervi colpire con più facilità. Vedete, lui ora mi sta colpendo abbastanza facilmente. Ecco qua, distrutto. Abbiamo vinto. E infatti, vedete, squadra vincitore, abbiamo vinto. Ecco qui. Allora, ragazzi, 0 morti, 6 uccisioni. Ok, ragazzi, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, che questo gioco vi piaccia. Vi consiglio di scaricarlo. Vi ricordo che è gratuito sul Plus. Quindi, se vi è piaciuto, fatemelo sapere. Commentate, condividete, lasciate un like. Nel caso continuerò a portarvi questo gioco, insomma, se vedo che vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella!